Comincia oggi la campagna elettorale nel collegio di Collegno, un collegio che comprende 11 comuni che va da Orbassano a Venaria. Siamo qui a Venaria perché è la città del nostro collegio amministrata dai 5 Stelle e vorremmo anche rimarcare le differenze che ci sono tra un'amministrazione 5 Stelle e un'amministrazione di centrosinistra. Io penso che ormai i cittadini se ne siano accorti a Torino, a Venaria, l'immobilismo a cui sono ridotte queste città. Ma questo è uno degli argomenti di una campagna elettorale che vedrà innanzitutto il nostro impegno per il territorio. Noi appunto abbiamo portato in questi anni di Parlamento e di governo Renzi e Gentiloni un sacco di risorse per questo territorio, dalla metropolitana ai fondi per le periferie, ai fondi per gli asili nido. Il nostro obiettivo è spiegare ai cittadini cosa abbiamo fatto, chiedere loro ancora il voto e soprattutto continuare nella prossima legislatura per la valorizzazione di questo territorio che ha le eccellenze straordinarie. Dalla Reggia di Venaria, al Castello di Rivoli, la Certosa di Collegno, l'Università di Grugliasco, lo scalo ferroviario di Orbassano, è una zona strategica per l'intera città metropolitana. E l'unico modo per portare avanti lo sviluppo di questo territorio è il voto al Partito Democratico e al centro-sinistra.